L'evento, organizzato dal comune di Quartu Sant'Elena, ha visto il coinvolgimento e la supervisione della Guardia Costiera, che coordina a livello nazionale tutte le attività di prevenzione e di soccorso durante il periodo estivo, denominato Mare Sicuro. I volontari del salvamento a mare con i loro cani, i volontari bagnini sub Sinnai e di soccorso e protezione civile di Quartu Sant'Elena. Sì, anche perché questa è una spiaggia che è patrimonio, diciamo, di tutta la Sardegna e ha un livello di frequentazione elevatissimo, quindi è chiaro che i sistemi di sicurezza debbano essere ancora più presenti rispetto alla normalità. Noi chiaramente siamo grati alle associazioni che si muovono in questo senso, naturalmente la gratitudine è estesa alla Guardia Costiera che vigila appunto sulla sicurezza generale e per quanto ci riguarda come Quartu abbiamo deciso già da tempo di investire anche su questa risorsa formidabile che è il mare, che non sempre tutti quanti noi, tutte le comunità trattiamo come una cosa preziosa come invece è. Questa è una giornata dedicata ai bagnanti in maniera da educarli in questa stagione estiva, è un'attività voluta dal comune di Quartu, coordinata dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Cagliari, dove vedremo nella giornata di oggi diverse esercitazioni anche con l'ausilio dei cani di salvataggio, proprio per educare la cultura del mare, quindi faremo vedere delle tecniche di salvataggio. Ci sarà anche il nostro mezzo nautico che parteciperà a questa esercitazione in maniera da dare a tutti delle informazioni di base su come bisogna comportarsi durante la stagione estiva e la sicurezza dei bagnanti.